categoria di switch numero 3 erano quelli dei network cerebrali, in particolare quelli della sicurezza e sviluppo, quelli della previsione e controllo. Come idea c'è un cervello, un processo, un compito e un dominio, nel senso che a oggi si è riuscito a vedere tutto, il vissuto emotivo, la cognizione sociale che abbiamo detto è capisco, la famosa empatia, capisco l'altro, ma c'è anche il pezzo in più nella cognizione sociale di gli attribuisco delle intenzioni e la cognizione vera e propria, e lì si vede che i processi hanno tutto, il movimento, il somato viscerale, la localizzazione, e tutto è collegato a una serie di brain network. E quindi più noi regoliamo i network sotto, più i processi vanno bene e i domini riusciamo a gestirli. Noi avevamo visto in particolare due network, ce n'è un milione, abbiamo scelto i due più rilevanti, con più implicazioni. Uno era quello tra il Science Network, il Default Mode e il Central Executive Network. Cosa c'è dietro queste sigle inglesi misteriose? Il default, come dice la parola, default è quello stato, sono quei network che funzionano quando siamo tranquilli. Sono su una poltrona a leggere un romanzo, non a studiare. Sono, guardo la tele, chiacchiere sociali molto rilassato. Il Science è lo switch, vedete proprio questo disegno, ce lo fa vedere. Il Science riconosce le cose salienti, e io questa cosa la spiego, piace molto, perché è una cosa che responsabilizza e deresponsabilizza rispetto, ad esempio, agli stati d'ansia. Quindi, detto un po' a battuta, dico, guarda, tu non sei più, non dire che sei ansioso, tu hai il Science Network che lavora troppo, vede tutto negativo e invece c'è qualcosa che lo fa sbagliare, ma è una disfunzione del Science Network, che poi ti fa vivere ansia eccessiva. Il Science Network, appunto, abbiamo detto, è vero che può essere iperattivo, e allora si lega all'infiammazione di prima. Nel Science Network è fondamentale l'amigdala. Se l'amigdala vede è troppo infiammata, attribuisce etichette, quindi quell'etichettamento degli schemi, è tutto pericoloso. Se l'insula non ha tante informazioni dal corpo, quindi non ha consapevolezza corporea, il Science Network dice io non ho tante risorse, quindi anche se il pericolo è piccolo, meglio non correrlo, e fai vedere la posizione rinunciataria. Il Central Executive è la fase di problem setting e modulazione. Vedo di capire bene come risolvere il problema e lo risolvo. Visto a schemino, ho cercato di schematizzare un po', non c'è Domenico, ma Domenico ti guardo in telecamera, voglio che tu sia felice perché ti ho fatto uno schemino sulla tua richiesta di schemini. Il default è lo stato di quiete iniziale, c'è un possibile rischio o pericolo, allora parte Science. Sono mutualmente escludenti, sì, quindi il default viene sganciato un attimo, prende la regia in mano il Science e se valuta che questa cosa non è un problema, sento un rumore, guardo, è una monetina, non è un problema, e torno in default. Lo valuto come un problema, ho un tubo rotto, immagino che mi si inonda la casa, Central Executive Network, qual è la cosa migliore che posso fare? Chiamare l'idraulico, fermare l'acqua? Se risolvo, torno su un default, meno male, non sto perdendo più. E ovviamente c'è un continuo monitoraggio, perché il Science continua a supervisionare, dice, vabbè, il tubo non perde più tanto, puoi stare un po' più sereno. Sempre un po' preoccupato, perché se ti si inonda la casa non è bello, ma il flusso si è molto ridotto. Allora, questa cosa detta dell'idraulico è uguale a qualsiasi problema di ansia, di paura. Quello là mi critica, lui mi giudica, ho paura di cadere, di farmi male. Quindi questo meccanismo intanto è uno schema che si può spiegare, condividere, ok, smettiamo di dire che è ansioso, cerchiamo di capire dove c'è la disfunzione, vedi tutto eccessivamente problematico, cosa possiamo farci. Oppure ci sono quelli che stanno in iperesecuzione, continuo a fare, perché? Perché non voglio vedere altri problemi. Questo è tipico, no? Mi concentro sulle urgenze e in vari declinazioni, l'impiegato che fa le cavolate perché non vuole prendersi la responsabilità della cosa grossa, ma anche la persona che fa tutto sul lavoro per non guardare le difficoltà in famiglia. Quindi in questo senso dico è responsabilizzante ed è responsabilizzante perché uno dice non sei un uomo cattivo, non sei un impiegato del genere, ma c'è un meccanismo di cui dobbiamo essere responsabili.
quella roba lì deve andare in terminazione, o tu o qualcun altro deve farla terminare, e il science deve fare il suo lavoro. Quindi o sei la persona giusta nel posto sbagliato o viceversa. Allora, se non è una cosa di cui vuoi farti carico, cambiamo posto, e allora il tuo science non dovrà lavorare, quindi licenza, ti cambia lavoro, cambia famiglia. Ma se, come è probabile, un pezzo è buono, vediamo di capire cosa che ti fa paura, perché magari il tuo science network vede pericoli che non ci sono, va oltre. E questo ancora una volta può essere per iperattività, infiammazione, quindi gli possiamo dire tutto quello che abbiamo detto prima ci aiuta qua. Quindi per questo ti ribadisco, vai a correre, fai il buffer emotivo, fai questo e quest'altro, perché già di base il tuo science sarà più in fisiologia, l'executive dirà vabbè, posso accontentarmi di andare in terminazione, non devo essere perfetto per forza. E questo è un primo modo. L'altra modalità è allenare a vedere gli indizi. Ad esempio, sempre il nostro primo manager che vede bene quello che vuole vedere, ma non vede bene i suggerimenti degli altri, i bisogni degli altri. Ad esempio, in quest'ottica, una tecnica che abbiamo visto l'altra volta, quella spotlight, quindi disegno quello che lui vede. Tu sei questo Mino, ti faccio il tuo cono visivo. Tu vedi questa, la tua impresa, ok. Ma mi sa che i tuoi colleghi sono un po' fuori. Allora, andiamo a vedere fuori cosa c'è. Allora, con uno come lui, glielo spiego e gli do il compito, perché tra l'altro gli piace, addirittura lui l'ha usato anche come oggetto di riunione, perché lui si è preso bene e dice, è proprio detto, guarda, io sarò onesto, e quindi è andato dai suoi, gli ha detto, io ho capito che devo prendere in considerazione più dettagli, ho un po' l'idea che, ovviamente poi mi ha detto che l'ha raccontata bene, quindi che alcune cose le vedo e non le vedo, mentre noi l'avevamo detto, te ne frega veramente poco, ma l'idea è comunque corretta, e lui ha fatto il cono, ha detto, guarda, per me queste cose sono importanti, fatemi i vostri coni, cosa c'è dentro, cosa volete, cosa è fondamentale per voi che io veda e cosa potete rinunciarci. Che io vi dica buongiorno al mattino, potete rinunciarci. E questa roba, tra l'altro, ha giocato su un paradosso che non lui, ma neanche ci aspettavamo, che sottolineando il fatto che si potesse rinunciare al rispetto interpersonale, il saluto, ha sgasato lo stress su tutto il resto. Perché ha messo in luce la buona volontà di lavorare bene. Quindi sì, chi se ne frega se non ci saluti, però devi rispettare le nostre esigenze, i nostri punti di vista, tutto quanto. E quindi addirittura questa idea dello spotlight ha proprio cambiato la prospettiva, quindi adesso in luce per gli altri a cascata c'era questa cosa qua. Quindi questo è stato un modo per usarlo con lui. Stessa identica tecnica per la ragazza che temeva di essere tradita, che era un po' anche l'esempio che abbiamo visto proprio che avevo fatto quando avevo spiegato la tecnica. Lei tendeva a vedere sempre spotlight, cono d'ombra, sulle ultime parole del cellulare, sull'ultima cosa. Allora con lei è stata spiegata la tecnica, ma appunto visto che lei si perde, non è che gli ho detto falla a casa, perché sapevo già che non lo faceva. Abbiamo dato la metafora e l'obbligo in seduta. Detto, ok, adesso abbiamo guardato il pezzettino che volevi vedere, spostiamoci, cos'altro c'è? Spostiamoci nel tempo, perché se guardate la tecnica aveva l'idea un po' spaziale, vedo più cose ma anche temporale. Allora, torniamo indietro, 5 minuti prima che tu leggessi quel messaggio, cosa ha fatto, come stavi, cosa ha detto? Torniamo indietro e in questo modo lei mi seguiva perché aveva l'idea che non trascurassi quello che per lei era importantissimo, che era l'ultima maledetta parola che ha mandato tutto lì in allarme, ma farle vedere che, guarda che tu, per mandare il science deve fare un lavoro ben fatto. E quindi quando abbiamo a mente 10, 12, il science fa la votazione e dice ok, agiamo o non agiamo, che decisione prendiamo. Prima è una fatica inutile, prima è uno stress, è un prezzo psicosomatico e via dicendo. Ok, un'altra cosa che vi ho detto più volte, che ho a questo proposito fatto con questa ragazza, è quella categoria di esercizi che noi abbiamo chiamato Adaptive Fine Tuning. Quindi il tuning è come sintonizzo la radio, no? Fine tuning è metterlo preciso, perché sapete che le vecchie radio, se non becchi giusto, se becchi la frequenza giusta, senti benissimo. Adaptive è flessibile al contesto. Quindi noi cosa ci abbiamo messo? Ci abbiamo messo tutti quei training che alcuni chiamano training vagali, di tolleranza della frustrazione, di tolleranza dello stress. E ad esempio con lei abbiamo ripreso quello che era l'esercizio che per l'altro abbiamo detto resource balance, ti metto lì
a sentire le tue cose, a sentire il corpo. Con lei era, ti dà un compito difficile, poteva essere quello, ma anche quello di andare su e giù dalla gamba, piegandosi, facendo fatica su una gamba sola. Quindi ti crea una situazione che ti richiede una grande energia, una grande attenzione lì, e ti chiedo di rimanere rilassata. Quando ti rilassi, io ti tiro lo stimolo per te intrusivo. Cos'è che diceva nell'ultimo messaggio Tizio? Chiamano Federico. Cosa diceva Federico nell'ultimo messaggio? Ah, che non mi era... Aspetta, spingi di più. Cosa fa? Adaptive fine tuning, in questa idea è, prendo quegli esercizi corporei che abbiamo visto. Te li faccio fare un pochino. Ti ci metto in fisiologia, quindi, no, nell'idea era... Immagine. Quindi quello così, diciamo, mi metto così, vai giù, senti, così fai fatica, no, così fai fatica, stai concentrato, stai bene, sì, ok, quando vedo, stai bene, rilassa, è faticoso ma sto bene, quindi ti ho messo in tuning, ti do lo stimolo contro tuning, faccio l'interferenza, l'onda radio sbagliata, dice, com'è che era, in questo caso della ragazza, dico, com'erano le ultime parole di Federico? Ma, per fare anche un esempio così triviale, generico, se quando una persona è così gli chiedete, senti, ma quest'anno le pagate le tasse? Perde l'equilibrio. Se qualsiasi cosa faccia interferenza emotiva, o al manager potrei chiedere, ma qual è il peggiore riscontro che ti danno i tuoi collaboratori? Cos'è la cosa che ti fa girare più le scatole? Il sistema dice, ok, io devo avere, perché torniamo un attimo indietro, qua cosa c'è? Cioè, motorio, mappe corporee e quiete. Io cosa faccio in questo modo? Te li faccio usare in modo fisiologico, il tuo equilibrio. Ovviamente adeguato a te, quindi a una signora di 90 anni con la protesi all'anca non lo faccio fare questo. Però trovo un punto in cui queste robe si allineano specifico. Ti creo un'interferenza mentale, ti rendo più difficile il compito fisico, così la mente tende a perdere, perché sennò cadi. Allora a quel punto dico, ok, lascia stare quello che ti ho appena detto, ricerca il centro, respira, allarga le spalle, trova equilibrio. Questi esercizi fatti un po' di volta aiutano intanto a capire, per chi non lo vede come questa ragazza, il peso dell'interferenza mentale. Lei pensa che sia normale che la coinvolga, l'attivi così tanto emotivamente, e questo lo nota. La seconda cosa è che fatta un po' di volte ti dà la possibilità di allenarti a switchare sul controllo, non controllo, sto bene così, questa cosa è prioritaria, non è prioritaria. Ed è un pezzettino. Esatto, sì, in questo senso sì, è un'idea di allarghi la prospettiva su qualcosa di molto contingente, che è il lavoro di Salience Network. Salience Network nasce per salvarti la vita di fronte alla tigre per non cadere. Quindi rispetto al messaggino, chiamalo così, alla sega mentale del messaggino, questo deve essere una cosa che puoi tenere in conto, ma devi essere capace di metterla lì, risolvere qui, e poi, se ne hai tempo e voglia, torni lì. Le dà anche una sensazione forte di controllo, perché come abbiamo detto l'altra volta, questi muscoli grandi e l'equilibrio, vedi anche l'ippocampo, il cervelletto, sono tutte cose che rinforzate danno un feedback, in questo caso anche parzialmente sovrapposto. Tu il problema col fidanzato non lo stai risolvendo, ma sfrutti il vantaggio che fisicamente senti il controllo. Attivando sì questi sistemi, ridistribuisci, rivalorizzi, e l'idea è appunto anche l'idea di ridare una fisiologia innata del sistema, no, che c'è dietro. Sì, questo. E l'idea dell'interferenza, appunto, nella metafora della radio suona bene. Il tuo sistema deve reggere bene e prendere i segnali importanti. Gli altri, se c'è tempo, le risorse, le energie, li prendiamo, li gestiamo, ma devi essere anche capace di chiudere il cerchio e dire per oggi basta.